Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È iniziato il mese di aprile e questo cosa vuol dire? Che in arrivo, entro la fine di questo mese, almeno salvo cambiamenti strategici da parte di DJI, il DJI Mini 3. E a conferma di tutto questo è finalmente apparso in rete, come ormai siamo abituati quando un drone DJI è imminente all'uscita, arrivano le immagini reali del drone già finito in mano a qualche rivenditore che ci fa vedere il drone come sarà quando l'avremo anche noi fra le nostre mani. E ragazzi, il video di cui vi sto parlando è questo, dura pochi secondi ma si intravede praticamente tutto, ormai non c'è più niente da nascondere e il DJI Mini 3 sarà così. Praticamente è la conferma di quello che era la confezione, o meglio l'immagine della confezione, e la conferma di quello che era la stampa della scocca. Vi ricordate che l'avevo portata qua anche sul canale, le immagini e la foto di quella scocca che ci faceva capire appunto che il DJI Mini 3 è un drone molto particolare. Se vogliamo, DJI ha cambiato completamente la sua filosofia costruttiva, come abbiamo detto anche in quel video, e qua ovviamente ne abbiamo la conferma: sono i braccetti anteriori a ruotare e non quelli posteriori, e quindi questo sistema di apertura dei braccetti è invertito rispetto a quello che sono attualmente tutti i droni DJI. E poi una cosa veramente particolare, e lo vedete appunto dal video, è il gimbal. E questo l'avevamo capito vedendo appunto le immagini della confezione, o almeno quello che dovrebbe essere la confezione quando il drone sarà in vendita. E poi si nota un'altra particolarità, che la videocamera è fissata solo sul lato, quindi non avremo un doppio aggancio così come praticamente hanno tutti i droni, ma l'avremo solo su un fianco. Praticamente ricorda un pochino l'aggancio anche della videocamera del Paro Tanafi, e infatti condividerà sicuramente la funzione di poter avere l'inclinazione di 90 gradi anche verso l'alto. Per quello che qua sopra abbiamo quella smancatura, che sicuramente non è bellissima dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista pratico sicuramente lo è. Uno, perché ci permette di fare riprese fighissime, e ve lo dico perché io che ho utilizzato tanto il Paro Tanafi, avere la videocamera che si inclina anche verso l'alto è sicuramente una cosa molto interessante. E soprattutto, e ripeto soprattutto, per chi utilizza droni per fare ispezioni, avere la videocamera che può inclinarsi verso l'alto è tanta tanta roba. È un piccolo drone a 249 grammi con sensore anticollisione che ha la videocamera che si inclina verso l'alto per fare ispezioni sotto ai tetti o ispezioni in zone particolari, appunto per chi usa i droni per lavoro, per certe situazioni critiche, è tanta tanta roba. Quindi DJI sicuramente è riuscita a tirare fuori dal cilindro qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Ovviamente tutto è da valutare, come sarà, come non sarà, però nella maggior parte dei casi DJI non delude mai, a differenza degli altri costruttori che in una cosa o nell'altra riescono sempre a deluderci. E infatti DJI non per niente è leader nel mondo dei droni. E poi un altro dettaglio che è apparso è la foto delle caratteristiche della batteria. Monterà sempre delle batterie ai polimeri di litio con un piccolo incremento della capacità. Avremo un incremento che passerà dai 2250 mAh della versione del DJI Mini 2 ai 2450 mAh, quindi c'è un piccolo incremento che dovrebbe dargli probabilmente un pochino più di autonomia, anche se poi l'autonomia ovviamente è gestita anche da quello che è tutto quello che è il comparto elettronico del drone, va poi a gestire il consumo della batteria, non è solo la batteria in sé. Però DJI continua ad utilizzare le batterie polimeri di litio, mentre tipo Apsan utilizza le batterie da 3000 mAh, quindi molto più performanti dal punto di vista della capacità, ma un po' meno performanti per quanto riguarda le prestazioni, perché sono batterie agli ioni di litio. Però non che lui abbia problemi di batteria, però sono filosofie diverse. DJI aveva utilizzato anche lui le batterie agli ioni di litio nel suo primo modello, nel DJI Mini 1, e aveva iniziato l'avventura nei 249 grammi utilizzando le batterie agli ioni di litio, per poi passare con il Mini 2 ai polimeri di litio, mentre Apsan ha scelto la filosofia delle batterie agli ioni di litio con capacità maggiori, però con una performance delle batterie a livello di sprint un po' meno grintosa. Però secondo me sono solo filosofie che ogni costruttore poi decide quale appoggiare. Quindi ragazzi, queste sono tutte le novità riguardanti il DJI Mini 3. So che tanti di voi, compreso me, lo stanno e lo sto aspettando, e ragazzi sarà davvero curioso vederlo, perché comunque ha delle caratteristiche diverse dagli altri droni, appunto partendo dalla videocamera che avete visto, con una concezione di fissaggio e di movimento del gimbal completamente diversa. Sicuramente anche per risparmiare peso non avrà il doppio aggancio intorno alla videocamera, ma appunto per risparmiare qualche grammo
programma che DJI ha sfruttato mettendolo da qualche altra parte. Poi sensore anticollisione da provare da parte di DJI, quindi un'altra novità dalla casa leader cinese nel mondo dei droni, perché comunque il primo drone 249 grammi prodotto da DJI con sensori anticollisione. Quindi ragazzi, davvero tanta curiosità, curiosità per quanto sarà il prezzo, perché comunque DJI per quanto riguarda i prezzi sicuramente non si fa mancare assolutamente niente, anche se Autel da quel punto di vista ha imparato benissimo e ci ha lanciato un drone di 249 grammi con un prezzo sicuramente pazzesco per essere un drone comunque da 249 grammi, ma probabilmente anche DJI ci sorprenderà da questo punto di vista e di solito mai in positivo. Però ormai il mondo dei droni è focalizzato intorno a questi 249 grammi e ragazzi, adesso è davvero bello vedere la lotta di questi produttori che cercano di darci caratteristiche da droni pazzeschi in questo piccolissimo peso. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato in anteprima queste nuove immagini riguardanti come sarà il DJI Mini 3 in uscita davvero a breve, perché dovrebbe uscire entro la fine di aprile, quindi manca davvero poco alla presentazione di questo nuovo drone da parte di DJI. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, location di dove vado a volare. Ragazzi, seguitemi su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti il mondo dei droni, ma di tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.